Allora, presidente Marino, grande entusiasmo per questo Odissea, forse oltre le previsioni, perché 4 partite, 10 punti, oggi battuto un Cefalù che, diciamo, aveva grandi credenziali alla vigilia. Ma diciamo che sorpreso forse dalla classifica non tanto, perché comunque, scusate la voce, ma a furia di gridare, oggi sicuramente era uno scontro diretto. Il Cefalù è una squadra che è stata costruita per salire di categoria. Noi abbiamo fatto una squadra, secondo me, che può ambire alle prime 4 posizioni per tentare di qualificarci alle Final Eight. Questi sono gli obiettivi di quest'anno. I ragazzi oggi hanno dimostrato che tengono anche loro a questo obiettivo, perché oggi francamente battere una squadra del genere significa vincere uno scontro diretto, perché è una delle squadre accreditate a salire in A2. Abbiamo visto i nuovi acquisti davvero bene, Dudu, Pizzetta, Morrone, diciamo che avete azzeccato questi acquisti. Vabbè, diciamo che l'unico che non conoscevamo era Dudu, ma no, che non lo conoscevamo, perché chiaramente, insomma, era da un anno e mezzo che mancava dall'Italia, e invece si è rivelato uno degli acquisti azzeccati. Gli altri, Morrone è un ritorno, Pizzetta lo conoscevamo, l'anno scorso ha giocato da Cireale, l'abbiamo incontrato un sacco di volte ed è stato sempre una persona che ci ha fatto soffrire molto. C'è Gervasi anche. Gervasi pure, il nuovo, che, insomma, si sta dimostrando tra i pali, sta dimostrando un'ottima sicurezza. No, abbiamo fatto un mix tra stranieri, gente con la sua maturità, Sapigno, e ragazzi del posto. L'obiettivo era questo, comunque cercare di sfoltire il più possibile gli stranieri, anche per gli elevati costi che hanno. Quindi secondo me abbiamo trovato una giusta amalgama, e il mister, devo dire, insieme al grosso apporto del nostro capitano che è ritornato, Pasqualino Labbonia, stanno dando l'anima anche loro, anche se magari Pasqualino gioca un po' di meno, però sta dando l'anima per cercare di cementare bene il gruppo, e oggi si è vista, è stata una vittoria della squadra, una vittoria del gruppo. È una sensazione o sbaglio? Ci sta prendendo più gusto quest'anno rispetto magari all'anno scorso, anche se è una Serie B? No, diciamo che devo dire la verità, insomma, erano 2 anni che non mi divertivo più, causa agli elevati costi, crisi, roba varia, eccetera, eccetera. Quindi io poi devo dire che quest'estate avevo deciso di mollare tutto, anche perché ero, insomma, d'accordo anche con gli altri soci, avevamo deciso di chiudere, però poi il mister ha insistito, Pasqualino Labbonia, però ho detto vabbè, facciamo la Serie B, non la 2, perché da solo, perché in questo momento sono rimasto da solo, non ce la facevo a sostenere i costi della 2. Vedendo poi le squadre che hanno allestito quest'anno nel girone B della Serie A2, ho avuto pienamente ragione. Insomma, ci sono 7-8 squadre allestite per fare un campionato di vertice, noi con la crisi non avremmo potuto allestire una buona squadra, e quindi ho ritrovato l'entusiasmo, e me lo sta trasmettendo la squadra. Questa è la cosa più bella, insomma. Il pubblico poi che sta, non ci scordiamo che il pubblico è ritornato di nuovo in massa a seguire le partite. Un'ultima cosa, ci sarà il mercato invernale, ci sarà qualcosa ancora da fare oppure la squadra rimane questa? Ma noi il mercato l'abbiamo chiuso quest'estate, a meno che non succede quello che è successo l'anno scorso con infortuni gravi, eccetera eccetera, però diciamo che la squadra è questa, insomma, non, siamo sempre vigili sul mercato, però è molto difficile fare dei passi in più, molto difficile, perché vi ripeto, non voglio fare come l'anno scorso, che in un certo momento siamo stati solo a rincorrere per cercare di salvarci. L'abbiamo chiuso il campionato, ci siamo salvati, insomma, 2-3 giornate dalla fine, però non ci siamo divertiti più, perché è stato un grosso sborso economico, insomma. Quindi io penso che la squadra sia questa, insomma, non penso di fare altri acquisti. Grazie e complimenti. Colgo l'occasione anche della tua intervista per ringraziare te, ed è anche per te un gradito ritorno nella nostra società. Grazie. Certamente, grazie Presidente.